Esordio in campionato per il calcio Padova femminile nella stagione delle grandi riforme per il pallone in rosa italiano. Questo infatti è l'ultimo anno di una Serie B divisa su 4 gironi. L'anno prossimo ci sarà un unico girone di Serie B nazionale. Ecco perché è importantissimo arrivare tra le prime 3 in campionato, altrimenti dalla quarta in poi si retrocede in Serie C. Il Padova deve assolutamente fare un campionato di vertice, però rispetto agli altri anni è capitata nel girone lombardo, un girone qualitativamente più alto. Nella prima giornata di campionato ospita il Real Meda, una delle squadre sicuramente più attrezzate di questo campionato, e lo fa vedere dominando praticamente i primi 25 minuti al Vermigli. La formazione lombarda gioca meglio di quella biancoscudata, anche se le ragazze allenate da mister Murro al debutto in panchina in Serie B femminile vengono fuori alla distanza e vanno anche vicine al gol, prima con questo tiro di Fabruccio, quindi con questa discesa di Carli. Il portiere non rinvia benissimo, la palla arriva a Catuzzo che prova il grandissimo gol dalla distanza ma non riesce a impensierire il portiere. Così si arriva nel finale di primo tempo, il Padova non libera questo calcio di punizione e Real Meda va in vantaggio con coda al 42esimo minuto del primo tempo. Il Real Meda in vantaggio, quindi si mette subito male per il Padova che, come dicevamo, ha l'obbligo di fare un campionato di vertice per non retrocedere in Serie C. Il Padova vuole dimostrarsi protagonista come negli ultimi 2 anni in Serie B, però affronta veramente un osso duro al Vermigli che nel secondo tempo va vicinissimo al raddoppio con questo tiro di Fusi parato da Pacagnella. Ottima la prova dell'esordiente portiere biancoscudato. Il Padova ci prova con il colpo di testa di Fabruccio tra le braccia del portiere. È un Padova che gioca sicuramente meglio la ripresa, va vicino al pareggio in varie occasioni qui con il tiro di Carli, troppo debole però ancora una volta. Si gira Catuzzo e qua compie veramente un miracolo l'estremo difensore del Real Meda. Il Padova meriterebbe anche il pareggio, soltanto che nel finale si scopre troppo e quindi lascia campo ai contropiedi avversari. Qua c'è un'occasionissima con questo tiro e il palo colpito da Fusi. Ancora Padova, ancora Catuzzo al tiro, ma il suo destro sfiora soltanto il palo. Il Padova non riesce a trovare il pareggio. E così al 93esimo minuto, prima c'è questo traversa di coda, attenti che ha migliore in campo il numero 9 del Real Meda. Prima prende la traversa coda, poi però va a segnare la sua doppietta in contropiede, in pieno recupero con il sinistro. È 2-0 per il Real Meda, risultato forse un po' troppo severo per il Padova, anche se le lombarde si sono dimostrate assolutamente superiori. Per il Padova sarà veramente una stagione dura e impegnativa, ma le ragazze di Murru possono comunque farcela ad arrivare tra le prime 3 in campionato.